da autori venuti dopo, e da Andronico di Rodi nella fattispecie. Nel primo libro della Metafisica, Aristotele dice che la filosofia è la scienza suprema proprio perché è sciolta dal vincolo del servire a. La filosofia, cioè, non serve a nulla e a nessuno, e proprio in ciò sta la ragione della sua superiorità, nell'essere un sapere fine a se stesso. Nell'essere un sapere fine a se stesso. Oggi di un sapere così fatto sembra che il nostro tempo non sappia davvero che farsene. Intanto perché, come già ricordavo, tutto deve essere ricondotto al parametro dell'utilizzabilità, che è il grande idolo del nostro tempo, come già diceva Schiller, per cui le cose sono vere nella misura in cui hanno una loro utilità. Con il paradosso per cui la filosofia, che è scienza del vero, episteme tes aletheias, dice sempre Aristotele, diventa falsa paradossalmente proprio perché è sciolta dall'utile nel tempo contemporaneo. E poi naturalmente la filosofia ha un altro problema connesso a questo, è quello che interrompe intanto il criterio dell'utilizzabilità universale a cui tutto deve sottostare oggi, ma poi anche ha come problema fondamentale quello per cui la filosofia introduce il pensiero critico in ogni ambito. La filosofia è un'interrogazione radicalmente critica che ricerca il principio primo delle cose e quindi non può accontentarsi del criterio dell'apparenza delle cose, dell'apparenza delle cose. La filosofia è ricerca dell'essenza e quindi direbbe il pensiero contemporaneo, se pensiero vogliamo nobilitandolo, chiamarlo, direbbe che la filosofia è intrinsecamente complottistica, perché la filosofia non si accontenta della parvenza, della fenomenicità, ma cerca di spingersi al di là della fenomenicità per attingere alle essenze. Ma questo dispositivo di pensiero è, in quanto tale, delegittimato nel nostro tempo, se ci pensate, perché nel nostro tempo chiunque non osi accettare la fenomenicità delle cose e osi sollevare questioni e domande e problemi viene perciò stesso silenziato e talvolta anche ostracizzato con l'apposita categoria di complottismo. Ecco, questa categoria è interessante perché, per un verso, se noi la prendiamo alla lettera, in blocco è squalificata l'intera esperienza filosofica dell'Occidente, perché l'intera esperienza filosofica dell'Occidente, dai cosiddetti pensatori dell'origine, Talete, Anassimene, Anassimandro e così via, fino a Derrida e ai contemporanei, è un'esperienza di superamento delle apparenze in vista della ricerca della verità. Se il fenomeno e l'essenza coincidessero, non vi sarebbe bisogno dell'impresa filosofica. E invece l'impresa filosofica scaturisce proprio dal fatto che l'apparire delle cose non esaurisce la loro verità. E richiede anzi un plus lavoro teoretico. Ecco, il nostro tempo sembra aver screditato questo principio che, ripeto, pur diversamente modulato, è il fondamento della ricerca filosofica, dacché impone invece come norma generale l'accettazione della superficie, della fenomenicità. Quindi è bandita ogni interrogazione critica.